Perfetto, ragazzacci. Allora, diciamo che si può continuare. Sono bello pronto e pimpante, quindi vediamo un po' cosa bisognava fare perché ho perso un po' il senso dell'orientamento. Allora, anche qui ci sono delle missioni comunque da fare, però visto che siamo più vicini qui in questo punto di destinazione, io direi di andare prima qui, poi magari andiamo anche di lì, insomma, ci sono da fare dei vari obiettivi prima di arrivare alla missione principale. Ora cercheremo di divertirci, no? Un attimino, vediamo un po' di far bordello qui perché mi diverto a distruggere tutto, visto che inizio ad avere i ritmi giusti per, come si dice, per combattere, no? Mangiare umani e così via. Allora, dove sono? Ma non lo vedo, ma stanno affogando. Dove sono gli umani, ragazzi? Ho distrutto la barca apposta? Vabbè, se la sono cavata, eh. Al momento, se la sono cavata. Al momento non succederà questo per sempre. Allora, siamo buoni. Ecco qui, questi qui sono. Usiamo il sonar. Qui sono i pesci da. Per fare la nostra piccola missioncina, no? Perché comunque facendo la nostra piccola missioncina otteniamo punti esperienza per poi livellare il nostro squaletto, ok? Per livellare il nostro super squaletto. Allora, dove andiamo? Bene, bene. Ragazzi, allora, io non oso immaginare appena lo porterò. Non dico a livello massimo, ma lì per lì, come diventerà aggressivo e potente. Comunque, al momento non dico nulla. Io dico solo che ci inizieremo a divertire un po' di più, perché sinceramente a me il titolo mi garba molto. E inizia a divertirmi ancora più del dovuto. Allora, dove andiamo? Bene. Questo è di livello 7, ma non ci spaventa. Attenzione perché non ci spaventa. Vai. Sinceramente non ci spaventa. Via, ce l'abbiamo fatta, completato. Vediamo un po'. Ma tutti questi punti interrogativi a cosa servono? Saranno oggetti da trovare. Vediamo. Ah, ora si espande qui la missione. Vediamo un po', eh. Andiamo in tutt'altra direzione. Stiamo tranquilli. Dov'è? È di qui. Ma qui posso distruggerlo? Che bello, ragazzi, che bello. Vediamo un po'. Andiamo a destra o a sinistra? Io sinceramente adesso ho preso una traiettoria. Vabbè, via. Eccoci qui, vai. Che bello, ragazzi, che bello. Vabbè, il gioco cioè, va sempre avanti nel modo migliore. Credo che in questo gameplay posso veramente riuscire a fare molte cose. Al momento non dico nulla, ma spero sia così, eh. Al momento non dico nulla, ma spero veramente che sia così, ragazzi, perché da divertirsi qui ce ne sono di cose da fare. Io sono ben lieto di farle, di portarle a termine in vostra compagnia, giustamente. Vediamo un po'. Ok, questo qui è un sommozzatore, cos'era? Ma poverino, cos'è? Chi che tenta di spararmi, di fucilarmi, di fare. Vabbè, non voglio sapere nulla al momento. Andiamo. Andiamo qui. Siamo quasi all'obiettivo, non dico della missione. Sì, della missione principale, sembra. E infatti, siamo arrivati in zona Cesarini, no? Allora, tranquilli, qui. Ah, bisogna mangiare, ma attenzione, c'è una cassa, ecco, una cassa. Questo è il punto interrogativo. Via. 2 su 17, insomma, da trovarne. Ce ne sono abbastanza da trovarne, quindi, insomma, via. Massacro? Facciamo il massacro? Ma per me, ragazzi, io sono pronto a tutto. Se bisogna fare il massacro, facciamo il massacro. Cosa vi devo dire? Che bello, che bello, che bello, che bello. Mi sto divertendo sempre di più, eh. Ci sono qui?
Livello 7 qui, eh. Ok, ma dove sono altri super pesciolini da mangiare per concludere la missione? No, perché inizio ad avere una certa fame. Inizio ad avere una certa fame, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Con il sonar si può capire dove andare, insomma. Il sonar serve appunto a questo. Vai! Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Siamo a quota 9. Siamo a quota che... non so, siamo a quota che, punto. Ne manca uno. Eccolo qui, vai. Siamo a quota che ho completato la missione. Bene. Siamo a quota che ho scoperto anche un'altra cassa. Beh, ci sono molti punti interrogativi adesso qui, ragazzi. E ce ne sono molti. Allora, andiamo qui. Via. Dov'è? Allora, adesso il problemino è soltanto uno, ragazzi. Che io sono disperso qui dentro questa grotta... caverna, insomma, dite quello che volete, no? Quindi, da che parte bisogna riuscire fuori? Punto interrogativo su questa questione. Magari faremo così che è meglio, faremo così che è molto meglio. Torniamo nella grotta e poi... Allora, vediamo. No, non credo posso livellare qualcos'altro perché mi richiede 14.000. Vediamo, no, però qui 12.000. Quindi, vai, posso migliorare anche qui il... posso migliorare, ragazzi. Posso migliorare tutto. Che bello, che bello, che bello. Allora, stiamo tranquilli, Qui siamo un po' più vicini, quindi andiamo... Sì, quindi vado in questa direzione, dai. Andiamo in questa direzione, ragazzi. Qui ora inizia a farsi un po' più interessante. Iniziamo ad incontrare squali, squaletti, squaloni e compagnia bella. Via. Corriamo. Di livello 7? Sei di livello 7? Non mi spaventi per nulla, ciccio. Non mi spaventano i livello... quelli di livello 10, figuriamoci per chi è di livello 7, quindi... Inizio ad avere, diciamo che inizio ad andare con molta oscialance, va bene? Allora, ora c'è un problemino di fondo qui, C'è un problemino di fondo che bisogna vedere che giro fare. È un problemino di fondo, non tanto evoluto, ma è un problemino di fondo, ragazzi. Allora, bisogna andare infatti a fondo. Dove andiamo? Passiamo qui? Vediamo, Noi adesso non sono sicuro di questo, ragazzi, però vediamo un attimino. Sì, bisogna passare qui. Ecco il sonar, vedete, il punto esclamativo c'è. Il punto esclamativo c'è, quindi... Ragazzi, cercheremo di giocarci qualche missione. Cioè, questi qui in pratica bisogna fare... Bisogna raggiungere questi obiettivi per poi arrivare all'altro boss, ecco. Ci sono diversi parametri da rispettare che poi vi farò vedere, ma ve l'avete visto anche nei gameplay precedenti, però magari per farvi capire meglio ve lo farò rivedere. Allora, usiamo il sonar, che anche è bello potenziato, è anche ben potenziato, quindi possiamo calibrare al meglio qui per vedere i nostri obiettivi da... La nostra cena, diciamo, dai, la nostra cena, la nostra super cena. Allora, dov'è? Dove sono? Che poi non sono tanto... Non sono pesci, come si dice? Cioè, li possiamo tranquillamente distruggere e mangiare senza che succeda un danno chissà che, insomma. Ecco, ci siamo ben capiti, dai. Ci siamo veramente ben capiti. Vediamo un po' qui. Bene. Ce n'è da fare qui, ragazzi. Da fare ce n'è. Siamo a quota 9, quindi quasi 10. Diciamo che... Secondo me...
posso quasi andare con il mio super squaletto al livello 13. Poi io al momento non dico nulla. Allora dov'è? Dov'è? Eccolo qui, vai. Bene, altra missione completata. Missione secondaria, giustamente. Livello 13 raggiunto. Mi piace. Mi piace la situazione del livello 13. Bene. Quindi ora. Ora. Vedete qui, ragazzi, bisogna raggiungere diversi parametri per poi arrivare al boss, ok? Vediamo un po'. Ragazzi, qui da fare ce n'è tanto, però qui... Un attimo, eh? Bene. E andiamo, via. Che poi queste qui sono cose che posso fare anche per fatti miei, perché non è che raggiunge un grado di storia. Non c'è storia da vedere, insomma, quindi... Allora... Però io dovrei tornare anche magari dietro qui, perché anche qui si sono raggiunti, insomma, si sono aggiunti degli obiettivi da fare, ecco. Vediamo un po' se posso... No, dice che sono in un combattimento, quindi non posso al momento, come si dice, non posso spostarmi da grotta a grotta. No, non posso ancora, va bene. Vediamo un po' se mi allontano. Vediamo un po', ragazzi, perché sinceramente... Oh, vorrei cercare di far tutto per bene. Comunque il tempo scorre troppo veloce quando si giocano, specialmente a questo titolo, veramente scorre veloce. Forse perché ci si diverte, no? Forse perché io mi diverto e il tempo scorre veloce, ragazzi. Allora, andiamo... Dai, proviamo ad andare qui prima, dai. Dov'è? Ok, sono 400 e passa metri, ma l'importante è trovare... Vediamo un po' se riesco ad arrivarci qui, non credo, eh. Ragazzi, si vede che inizio a potenziarmi, allora. Si vede che inizio a potenziarmi, no? Non so se ho fatto la strada giusta, devo essere sincero, io... Per adesso ho qualche dubbio che ho fatto la traiettoria giusta. Vediamo, eh. Vediamo, perché da un punto di vista sembrerebbe di sì. Dall'altro sembrerebbe di sì. Quindi... Allora, andiamo giù. Sonar. Il sonar. Avete capito che dovete usare il sonar, no, ragazzi? Avete capito questa cosa, no? Bene, andiamo. Via. Ecco, non credo sia un problema portare a termine questa sottomissione, perché... Allora, via. Dove siete, maledetti? Dove siete, maledetti? Vi devo sgranare uno a uno. Ecco qui l'alligatore di livello 8. Quante volte mi hai distrutto, eh? Quante volte sono... Ci ho rimesso le penne io, maledetto alligatore. Quante volte? Dimmi quante volte. E ora ne riparleremo. Ora ho la mia vendetta da portare a termine. Ora ho la mia vendetta da portare a termine, punto. Dov'è l'alligatore? Dov'è l'alligatore di livello 8? Ok, andiamo avanti, perché adesso vediamo un po' se qui riesco a saltare. Al momento no, dai. Dovrò crescere un altro po'. Tanto queste qui sono cose secondarie che si possono fare anche dopo. Non vi preoccupate, non c'è nessuna fretta, ragazzi. Non c'è veramente nessuna fretta. Non vi agitate, non vi mettete fretta, che tanto la fretta non porta a nulla di buono. Allora, vediamo un po'. Ecco qui, vai. Completata anche questa seconda sottomissione. E ora, però qui abbiamo... Vabbè, andiamo qui. 570 metri, insomma, via. E ora c'è da divertirsi, eh. Io mi diverto molto con questo titolo. Non so voi, ma io... È una goduria immensa, quindi... È una goduria immensa. Andiamo con il mio squaletto qui, perché, ragazzi, da fare c'è... Da fare ce n'è.
da fare veramente ce n'è. Non perderò tempo con l'alligatore, non perché ho paura, no, perché andiamo a fare la missione, ragazzi, che comunque porterà via del tempo, quindi anche se in maniera molto breve, però porterà via del tempo, quindi ecco qui, vediamo un attimino dov'è, ecco qui pesce gatto, ecco qui il pesce gatto, vai, e là è un casino, ragazzi, perché vedete comunque anche con il sonar ci si può confondere un po', nel senso che una volta che poi svanisce l'effetto del sonar uno dice ma che pesci devo mangiare? Lo scoprirete, ragazzi, vedi, li sto scoprendo, insomma, ecco. Allora, dove si va? Perfetto. Perfetto, va bene. Va bene così, va bene così. Vediamo un po', vai, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, e sono punti che arrivano, sottomissione completata, e adesso, ah, se ne è aggiunta un'altra, andiamo, andiamo. Se ne è aggiunta un'altra, ottimo, bello così, che si aggiungono le missioni. Ai ai ai, chi è questo? Il super, no, ma cosa vuoi da me? Ma cosa vuoi, vabbè. Eccolo qui, andiamolo a cercare. Eccolo qui. Di che livello è questo, ragazzi? Cosa, livello 20? Ma che siamo veramente... Ma siamo pazzi? Cioè, io posso provare, ragazzi. Non è che mi tiro dietro, Voglio dire, io... Magari fuggo un po' colpisco. Poi fuggo, mangio due pesciolini, rigenero energia, ma non credo che un livello 20 posso affrontarlo adesso. Vabbè, ora ci troviamo. Se in caso magari se dovessi perdere, insomma, lo andremo a riaffrontare più avanti. Ecco, non è... Ora devo ripristinare un po' la mia vita, quindi ho bisogno di cibo. Ho bisogno, però se qui sono di livello 1 il cibo è un po' scadente, diciamo un po' scadente il cibo, queste cerniette da due soldi, Ritorniamo dal predatore, tanto non è che lui riprende energia, se credo che non riprende energia, quindi voglio ben sperare questo, Dov'è? Eccolo qui, è di livello 20, ragazzi, qui c'è veramente poco, cioè comunque un po' di energia l'ho tolta, non è che voglio dire. Però ovviamente non è alla portata magari di sconfiggerlo in 4-4-8, ecco. Però se magari faccio in questo modo, che mi allontano, riprendo energia, ritorno e così via, l'importante è che riesco ogni volta a fuggire, ecco, questo è... Magari in questo modo... ecco, via. Mi allontano perché devo andare a mangiare un pochettino. Oh, ragazzi, se voi avete pazienza, possiamo provare a batterlo, Anche se è di livello 20. Mo. Cioè, scusatemi, se avete un po' di pazienza, ci si può provare. Ci si può provare, ma dovete avere un po' di pazienza, insomma, Ecco, questo è un alligatore di livello 8, quindi... Insomma... Da fare ce n'è, da fare ce n'è. Abbiamo un po' da fare, ecco. Ancora? L'ho sconfitto, ragazzi? Non lo so, Non lo so, io adesso devo mangiare, ecco. Questo è certo che devo mangiare. Mi sto allontanando un po' troppo dal bersaglio, ma... Tranquilli che adesso ci torneremo. Dov'è il sonar? È qui. Vediamo un po'. Allora, è un casino, ragazzi, è un casino qui. Voi ci scherzate, ci ridete, ma qui è un casino. È un casino, voi ci ridete, ci scherzate. Ragazzi, qui non è semplice, anzi.
ci vuole tempo, il cibo è scadente. È molto scadente il cibo. Allora vediamo un po', devo tornare in questa direzione, quindi va bene. Io nel frattempo ho perso il bersaglio, ve lo dico. Nel frattempo ho perso il bersaglio. Vabbè, lo ritroveremo, voglio ben sperare di sì, altrimenti ecco, ho sbagliato direzione. Ah, eccolo lì, eccolo lì, ragazzi, vedete dov'è? Ok, lo vedete? Ah no, ha ripreso tutto. No, ragazzi, allora, se ci si allontana troppo, lui riprende tutta l'energia. Allora, no, non è il caso di... non è il caso di seguire questa missione. Insomma, vediamo se posso andare qui. No, non posso andare. Devo forse allontanarmi un po', vediamo. Magari poi lo rifaremo più avanti, eh. Ma non è il caso di affrontarlo in questo momento, ecco. Abbiamo visto che non è il caso di affrontarlo in questo momento. Allora, vediamo un po'. Bene, andiamo a fare queste missioni qui intorno. Non è ancora il momento di affrontare il signorino lì presente. No, mi dispiace, non è il momento. Allora, via. Vediamo un po'. Andiamo qui. Dov'è? Ecco qua, vai. Mi immergo in modo che posso ripristinare un po' di vita. Bene, andiamo avanti. Sì, ci si prova. Ecco, dai, sembrerebbe che la destinazione qui non sia molto distante, ecco, molto sonar per vedere che tipo di pesci dobbiamo. Ok. Ah, di livello 12 questo. Vabbè, dai, livello 12, ragazzi, credo che con un po' di impegno possiamo sconfiggerlo, con un po' di impegno. Voglio ben sperare. L'altro era di livello 20. Non era ancora il caso, credo. Non era ancora il caso di affrontarlo, ecco. Allora, via. Però è resistente, anche se di livello 12, ragazzi, è resistente. Devo essere sincero che comunque non è una passeggiata, eh. Devo essere sincero che comunque non è una passeggiata, ecco. Devo essere sincero che non è una passeggiata. Via, vai, dai, che ce l'abbiamo fatta, dai, che ce la facciamo. Mi stanno attaccando un po' di pesci meschini, ma... tranquilli che ora faremo. Maremma, che salto che ho fatto, ragazzi. Vai, ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? Sembrerebbe di sì, via. Andiamo, andiamo. Vedete qui quante cose ci sono da fare. Ce ne sono tante, ragazzi. Ci sono tante cose da fare. Allora, dove andiamo? Qui. Andiamo qui. Che bello, eh. Sonar attivo, perché sonar deve essere sempre attivo. No, di che livello è questo? No, questo qui no, siamo pazzi? No, siamo pazzi. Sì. È qui? Ma livello 15, ragazzi. Buh, si può provare? Cosa dite? Ce la possiamo giocare? Boh, cosa dite voi? Voi dite che... insomma... voi dite che ce la possiamo giocare? No, ma il fatto che... allora, il problema è questo. Che non devo allontanarmi tanto, altrimenti lui recupera tutta l'energia. Ok? Quindi, se io gli tolgo qualcosina, lui la recupera. Se mi allontano tanto. Quindi, diciamo che la balordata è questa. Non devo allontanarmi tanto, come è successo prima con l'alligatore di livello 20. Io credevo che mi sarei potuto allontanare, vabbè. Comunque, dai, proviamo ad affrontarlo. Lui è di livello 15, magari
cioè ragazzi, qui inizia il gioco, inizia a diventare... È movimentato perché è movimentato. Vai che forse... Dai che forse ce la facciamo, è un po' di impegno, dai. Dai Brado, un po' di impegno. Un po' di impegno e colpisci forte. Vai, trofeo sbloccato ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, livello 14 raggiunto. Livello 14 raggiunto, che bello. Ok, non ho un attimo. Un attimo. Ok, la missione è qui, no? Devo sbranare degli umani? Per caso? Vediamo un po', io il sonar l'ho attivato. No. Devo andare di qui. Stavo sbagliando traiettoria, eh? Tranquilli. Perché avremo molto da divertirci. Io vi dico che avremo molto da divertirci. Poi voi, se non vi fidate, ma voi fidatevi, perché avremo molto da... Ecco, devo andare qui, vai. Gli umani sono qui, ragazzi. Andiamo. Hanno paura? E fate bene. Fate bene ad aver paura, perché adesso, io ho fame. Io ho fame. Ho veramente fame, ragazzi. Eh sì. Ho veramente fame. 5 su 10. Vai, andiamo, andiamo. Torno un attimino in acqua, eh. Torno un attimino in acqua perché è il caso di tornarci. Si è fatto anche notte, vabbè. C'è qualche pesciolino qui. Posso ripristinare un po' di vita. Posso ripristinare qualcosina. Ecco, vai. Vediamo un po'. Esseri umani, eccoli qui, vai. Ho fame, ho fame. Ho fame, ragazzi. Che bello. No, ma anche perché qui bisogna farlo. Vi spiego il perché. Perché portando a termine la missione comunque mi dà molti punti per potenziare, per livellare, capito? Quindi, insomma, abbiamo anche dei cacciatori, eh. Abbiamo anche dei cacciatori che possiamo cercare magari di sconfiggere. Al momento non è che ho tutta questa voglia, eh. Vediamo un attimino. Vai. 9. Vai, missione portata a termine. Su, via. Completato. Complete, ragazzi. Complete, via. Stiamo tranquilli, eh. Stiamo tranquilli al momento che la missione, la sottomissione l'ho portata a termine. Quindi vediamo un attimino, eh. Ce ne sono di cose da fare. Punti esclamativi, no, questo è quello di livello 20. Non è il caso, però possiamo fare qui. Possiamo andare qui, vediamo un attimino da che parte è. Vediamo un po' se compare da che parte è la missione. Ok. Allo stato grezzo. Andiamo. Allo stato grezzo, ragazzi. Va bene. È qui? È qui, ragazzi. È qui. Abbiamo capito ora come funzionano le missioni, no? Abbiamo capito come funziona. Tra un po' mi dovrò ributtare in acqua, voi tranquilli, finché posso mangiare qualcosina, che non manca troppo ossigeno, insomma, vai. Che bello. Mi manca l'ossigeno, ragazzi, ora devo tornare un attimino a prendere ossigeno. Voi state tranquilli che pian pianino siamo già a 5 su 8. Recupero un po' di vita mangiando qualche pesciolino, no? Quindi, via, dove sono? Torniamo qui. No, sono stato avvistato dai cacciatori. Maremma balorda. Maremma balorda e anche cinghiala, volendo. Maremma balorda e cinghiala, via. Ne manca uno. Vai. Completato anche qui. Andiamo. Via, andiamo, andiamo.
State buoni. State buoni. Buoni e tranquilli. Allora, dov'è? Bene. Che dite, ragazzi? Vogliamo andare qui? Vai. Vediamo un po'. Vai, 300 e passa metri, sperando che riusciamo a trovare subito la strada. Oh, ragazzi, siamo a mezz'ora di gameplay. Come passa il tempo? Come passa il tempo? Vabbè. Passa il tempo, va bene. Siamo arrivati, eh. Siamo arrivati. Bisogna vedere solo la zona dove si può attaccare, insomma. Vediamo, vediamo un attimino qui. Bene. Ho trovato la zona dove attaccare, quindi... Poi devo trovare anche la zona per ributtarmi in mare, perché se l'ossigeno inizia a mancare, oh, è un ecco, sta iniziando a mancare l'ossigeno, quindi via. Torniamo in acqua che è meglio. Torniamo in acqua che è meglio al momento. Al momento io torno in acqua e poi vediamo il resto, vediamo il da farsi. Qui posso distruggere. Che bello, ragazzi, inizio ad aprire strade su strade. Inizio ad aprire tutto. Vai, una cassa trovata anche qui. Che bello, che bello. Calmi, calmi tutti. Calmi tutti, vai. Mi occorrono esseri umani, eh. Mi occorrono esseri umani per completare la missione. Non posso farci nulla, devo uscire fuori dall'acqua. Io vorrei restare in acqua, però purtroppo la missione dice questo. Questo bisogna fare, via. Torna in acqua, via. Che bordello, ragazzi, che bordello. Il sonar cosa dice? Dice che dobbiamo tornare. Dice che ne mancano tre, eh. Dice che ne mancano tre, quindi... Nel frattempo io mangio. Nel frattempo io mangio, quindi... Allora, sonar, dove sono? Che bello, ragazzi, vedete, ora il gioco ho iniziato a capirlo bene. E faremo, insomma, sta andando meglio il gameplay in confronto ad altre volte, eh. In confronto ad altre volte sono anche un po' potenziato, quindi... Vai, vamos, vamos, andiamo, andiamo. Che bello mangiare esseri umani, che bello, eh. Siamo nella controparte in questo caso, siamo nella controparte, via. Livello 15 raggiunto, ragazzi, che bello. Che bello. Livello 15 raggiunto, allora... A questo punto io tornerei nella mia caverna, nella mia Batcaverna. A questo punto, per vedere se posso potenziare. Sì, vediamo. Vediamo un po', eh. Ok. Ragazzi, si mangia meglio adesso, eh. Ora si mangia meglio. Sì, a livello massimo sembrerebbe. Va bene. Via. Miglioriamo tutto. Tutto quel che si può migliorare si migliora, eh. Ho sbloccato qualcos'altro? Sembrerebbe di sì. Bello! È entusiasmante, ragazzi. E vabbè, questo qui diventerà super aggressivo. In evoluzione. In evoluzione. Vediamo un po'. Ma ragazzi, sono talmente emozionato che non posso aggiungere nulla. No, qui non posso far nulla. Qui no, non credo posso potenziare ancora qualcosa, eh. Ok, ragazzi, al momento io direi che usciamo un attimino dalla grotta, così almeno dovrebbe conservarmi i potenziamenti che ho portato in atto, eh. Inizia a diventare cattivo. Allora, dove andiamo adesso? Andiamo. Andiamo qui, vai. Abbiamo il sonar per inquadrare un po' tutto.
No, ragazzi, questo gioco è superbo. È super. Guardate qui come si inizia a saltare. Che bello. Ora mi diverto. Ora mi diverto. Vai, vamos. Ora mi diverto. Ora inizio a divertirmi. L'inizio era un pochettino lentina la situazione. Adesso inizio a dare un po' di problemini. Quasi 4 metri lo squalo. È diventato quasi di 4 metri. Cosa fai? Hai paura? Anch'io. Ho paura di non mangiarti. ragazzi, io so adesso inizio a diventare un po' balordo, ma va bene così, eh. Diciamo che va bene così. Ora sto iniziando a diventare veramente uno squalo un po' cattivello, possiamo dire, no? Direi di sì, eh. Direi che sta diventando un po' troppo aggressivo, ma è giusto così, ragazzi. Se no avanti non ci andiamo, non ci si va, via. Andiamo qui. Oh, ragazzi, non so se avete visto come sta diventando, cioè io non so se avete idea di quel che sta diventando questo squalo, vabbè. Dove andiamo? Non riesco a beccarlo questo, ragazzi, è incredibile. Vediamo un po'. Ti butto in acqua. Non riesco a mangiarlo. Va bene. Ne mancano. Siamo a metà, ragazzi. Ne mancano altri 6. E beh. Sono un pesce fuor d'acqua, eh. Ecco un altro umano. Vai, siamo a 7. E ne mancano. Vabbè. No, perché poi a un certo punto inizia a mancare l'ossigeno. Quindi dobbiamo tornare in acqua, è per quello che ci mettiamo, che ci metto purtroppo un po' di tempo a fare la missione, però. Allora, ne mancano 3, ragazzi, e vediamo con il sonar di inquadrarli. Bene, dai. Vai, se vado qui, credo che. Dai, vai fuori dall'acqua, così credo che portiamo. Sono loro che mancano? No, non sono loro gli umani che mancano, no. Devono essere etichettati con la pinna sopra per dire sono loro gli umani da andare a mangiare. Sì, ma adesso? Bordello, ragazzi. Qua hanno paura, eh. Siamo a quota 10, 11. Vai, se mangiamo anche questo, poi ne manca solo uno, eh. Dai, ne manca solo uno. Dov'è? Dov'è? Dove devo andare? Dov'è? Dai. Non mi fate tornare in acqua un'altra volta. Beh, dai, ci torno, vediamo un po'. Che bordello, ragazzi, che. No, sono rimasto intrappolato. Vai, dove sono i pesciolini? Devo recuperare energia. Devo recuperare energia, via. Devo recuperare energia, vai. Guardate qui, ragazzi, oramai non ha paura di niente. Oramai non ha paura di niente. Ok, vai, ne manca uno per concludere la missione. Andiamo qui. Dai, così chiudo la missione, dai. Chiudo la missione, vai, completato. Che bello, vai, che bello. Allora, vediamo un po', eh. Ragazzi, torno nella grotta appena sarà possibile. Chiuderemo il gameplay, eh. Appena sarà possibile, tornerò nella grotta e il gameplay verrà chiuso. Vai, vediamo. Niente, non posso ancora. Datemi un po' di tempo. Mi devo allontanare, credo, eh. No, ancora no. Va bene. Niente, ma dove devo arrivare, ragazzi? Di quanto mi devo allontanare? Cioè, che assurdo. Vabbè, andiamo ancora. Forse non deve vedersi più la. Nulla. Niente. Allora, vediamo un attimino, eh.
sono 400 metri, magari ci arriveremo così, visto che dice che ho in atto una battaglia in corso, arriviamoci così. Tanto siamo vicini, guardate lì. Ora riesco a correre abbastanza. Visto che riesco a correre abbastanza, diciamo che va bene così. L'entrata credo che la troveremo tranquillamente. Spero. Vediamo un po'. Facciamo un giro. Vediamo, forse ora posso... No. Vabbè, dai, troviamo l'entrata, ragazzi. Troveremo l'entrata e via. Cosa dobbiamo fare? No, perché ho paura che poi mi togli i potenziamenti. E questa è la mia paura che ho, capito? Quindi... Non voglio rischiare, ecco. Vediamo un po' se posso livellare qualcosina. No, non ho i punti. Non ho i punti giusti, ragazzi, quindi non posso fare nulla. Vabbè, io direi di chiudere qui il gameplay. Ci siamo divertiti abbastanza, quindi torniamo nel menu principale. Vi darò appuntamento nei prossimi gameplay, perché veramente ne vedremo delle belle. Vi ringrazio di cuore a tutti. Chiudiamo qui il quinto gameplay. Restate sintonizzati, perché adesso veramente andremo avanti come degli squali belli e buoni e cattivi, affamati. Ciao a tutti e alla prossima. Get the move!